Questa che vedete è la Huracan tradizionale. Allora adesso andiamo a spostarci per vedere un pochino come è cambiata la performante. Notate lo splitter anteriore in carbonio. Naturalmente questo è un colore nuovo, un arancione matte, con ala aerodinamica Lamborghini attiva, con lo scivolo. Pensate che sono riusciti a recuperare 40 kg di peso, quindi grandissima ricerca sui materiali, e se pensate che è anche una trazione integrale, il lavoro è degno di nota. C'è da dire che Maurizio Reggiani sotto questo punto di vista è veramente un genio per quello che riesce a mettere insieme. Ed ecco l'interno. Grande cura. A questo punto non ci resta che salire in macchina e provarla. E la Lamborghini Huracan performante. Beh, adesso entriamo in pista e poi, sperando di venire da fuori interi, vi raccontiamo come va questa macchina.